Con una delibera di consiglio comunale del 28 novembre 2013 nasce ad Agropoli il gruppo di protezione civile con l'obiettivo di fronteggiare qualsiasi calamità ed emergenza che possa verificarsi in città e nell'intero territorio dell'Unione dei Comuni Alto Cilento. La prima operazione dell'amministrazione comunale di Agropoli è stata quella di aprire un bando per il reclutamento di volontari. Entra anche tu nella protezione civile. Il comune di Agropoli ha aperto il bando per il reclutamento dei volontari del gruppo comunale. Presenta la domanda per entrare a far parte dei volontari di protezione civile del comune di Agropoli. Il tuo contributo nell'ambito di attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze. La domanda di adesione e il regolamento sono disponibili presso gli uffici del Comando della Polizia Municipale o sul sito www.comune.agropoli.sa.it nella sezione Protezione Civile. Dalla selezione dei volontari, 100 persone diedero l'adesione, tra cui 25 parteciparono ad un corso di formazione ed oggi sono pronti per intervenire su qualsiasi emergenza. La Protezione Civile di Agropoli, con sede presso il porto, è raggiungibile attraverso il numero di telefono 0974 82 94 88 oppure consultando il link sul sito del comune. La Protezione Civile è strutturata con un'autorità locale nella persona del sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, un delegato alla Protezione Civile, l'assessore Massimo Laporta, il responsabile del servizio, il maggiore Maurizio Crispino, un coordinatore tecnico, Biagio Nigro, e due vice coordinatori. Le squadre della Protezione Civile sono 6, ognuna composta da 4 persone. La squadra di turno indossa le divise, utilizza un fuoristrada, 2 idrovere, le radiotrasmittenti e una serie di minuterie tra lampeggianti e segnali stradali. Il Comune di Agropoli e il gruppo volontari di Protezione Civile stanno organizzando la campagna informativa Io non rischio più. Informazione, formazione e prevenzione per difendersi dai rischi in caso di calamità. Volontari di Protezione Civile, piano di emergenza comunale, zone pericolose, le vie e i tempi di evacuazione, la segnaletica da seguire, le aree di attesa da raggiungere. Tutte le informazioni per aiutare ogni cittadino a fronteggiare le emergenze. Io non rischio più, la Protezione Civile di Agropoli per la tua protezione. Nel gennaio 2014 è stata redatta l'integrazione del piano di emergenza comunale che prevede l'individuazione di aree di attesa dove i cittadini in caso di calamità sono tenuti a recarsi senza automezzi. Nel piano sono previste le aree di accoglienza, di ricovero e le aree di ammassamento dei soccorritori. Il territorio di Agropoli è stato suddiviso in 7 comparti o zone: Centro, Fondi, Moio Trentova, Madonna del Carmine, Marrota, San Marco, Mattine. A questo proposito è stata avviata la campagna informativa dal titolo Io non rischio più. Per ogni comparto sono state appositamente realizzate delle cartine della città con relativa leggenda e le indicazioni per il cittadino che, consultandole, riesce ad individuare l'area di attesa più vicina per capire dove recarsi. Sul retro sono descritte le varie calamità naturali e vi è indicato il comportamento da seguire in caso di emergenza. Le cartine della città saranno inviate attraverso lettera postale a tutte le famiglie agropolesi in base alle zone di appartenenza. Le aree di attesa individuate dal comune di Agropoli sono sia pubbliche che private e non comporteranno alcun vincolo sulle aree stesse, in quanto il loro utilizzo è previsto solo in caso di calamità e con attivazione del COC, Centro Operativo Comunale. In caso di calamità per i cittadini che abitano nelle aree rurali è consigliata la permanenza all'esterno dell'abitazione, in attesa che una squadra di protezione civile possa recuperarli. Tra le associazioni che hanno aderito al progetto della Protezione Civile di Agropoli, la Società Nazionale di Salvamento, sezione di Agropoli Castellabate, gestita da Nicola De Stefano, che affiancherà tutte le operazioni di soccorso.